Abbiamo una situazione paradossale perché in Calabria abbiamo non solo oggettivamente un alto rischio sismico, ma abbiamo anche ben 92.000 case fantasma. Noi possiamo sapere dove i terremoti si verificheranno, perché noi conosciamo bene dove sono ubicate le faglie attive, cioè queste linee rosse. Non è un caso che in Calabria si sono concentrati più del 50% dei terremoti catastrofici che hanno colpito l'intera penisola italiana. Sappiamo che si muoverà, prima o poi si muoverà, però potrà muoversi tra un anno, tra un giorno, oppure tra 100 anni o tra 1000 anni. Questi sono i sensori. In rosso sono una piccola parte degli epicentri della sequenza che è cominciata nel 2010. In blu le scosse che si sono cominciate a registrare il giorno 28 maggio. E un altro microsciame che in definitiva sta a indicare che anche qui c'è qualcosa di fratturato. Ci sono state oltre 1500 scosse dal settembre 2010 ad oggi. Il Big One è un fatto che non si esclude assolutamente. Si teme possa avvenire una scossa di notevole magnitudo. Dobbiamo fare prevenzione costruendo, progettando, realizzando le case capaci di resistere ai sismi. Questo è l'unico modo per poter sconfiggere il terremoto in modo definitivo. Nel 1999 l'allora capo del Dipartimento della Protezione Civile aveva prodotto questo documento, che non è altro che il censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici nelle regioni a maggior rischio sismico di tutta la penisola. Questo qua è il rapporto Barberi. È interessante notare, cioè il teatro comunale, il centro sociale, un numero considerevole di scuole. Guardi, la maggior parte sono strutture pubbliche che però si trovano in edifici antichi o in edifici, purtroppo, ecco, Istituto Magistrale Corre d'Alvaro, costruiti e costruiti male, proprio questo istituto. Però non fa paura leggerle. Cioè... Sì, fa male. Tutte queste pareti sono R4, sono aree a rischio frana. Cosa vuol dire area R4? Con rischio di perdite di vite umane in caso di fenomeni. Ebbene, qui invece ci abbiamo cinema, brico center, negozi di giocattoli. Bisognerebbe andare a chiedere come hanno avuto le concessioni edilizie al comune di Zumbano, all'autorità di bacino, se ha mai ricevuto richieste di autorizzazioni nelle aree non idonee. Cos'è successo a quel Lidl? Gli è caduto addosso mezza parete, perché metà del fabbricato, una parte del fabbricato, era nella fascia di rispetto di una zona IP4, indice di pericolosità 4. Cosa facevi tu per il comune di Zumbano? Avevo avuto l'incarico per il PSC, piano strutturale comunale. Abbiamo redatto seguendo tutte quelle che erano le indicazioni di legge, escludendo le aree che per legge andavano escluse, che erano quelle segnate dall'autorità di bacino del PAI, e facendo il lavoro in scienza, coscienza e serietà. Siete stati revocati perché avete detto, carta alla mano e legge alla mano, che qui non si può costruire, perché è una zona R4 dove la vita umana è in pericolo nel caso vengano costruiti degli edifici, dei manufatti, giusto? Giusto, una persona con un minimo di raziocinio arriva alla conclusione, però, che è arrivato lei, a un certo ma punto, l'amministrazione dice che hanno ragione loro.